Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Questa per me è stata una settimana particolare. Chi mi segue sui social sa che mia figlia si è laureata e quindi è stata una settimana molto molto impegnativa perché, insomma, tra preparativi, fibrillazioni varie e l'ho dovuta seguire in alcune cose e quindi non sono riuscita a fare nessun video particolare di nessun progetto nuovo, perché veramente chi ci è già passato mi capirà, non ne ho veramente avuto il tempo. Però comunque non ho voluto lasciare, diciamo, far passare la settimana così senza vuota, ma ho deciso di fare comunque un video dove presento solo il mio ultimo kit digitale di carte che ho disegnato per il periodo natalizio. Avrei voluto fare qualche progetto da abbinare insieme, ma ripeto, non ce l'ho fatta. Però, nonostante questo, ho deciso comunque di fare il video dove vi presento solo le carte. Così ve le faccio vedere nel dettaglio e avete un attimino più chiaramente l'idea di quello che è questo nuovo kit digitale, che trovate nel mio negozio online Creations Candida e se vi fa piacere nella descrizione del video, quindi nell'info box sotto il video, trovate il link diretto alle carte. Allora, partiamo con le carte con le decorazioni. Ho come al solito fatto sia la versione orizzontale che verticale per le carte che ne necessitavano. Questa infatti è una di quelle. Quindi abbiamo questa prima carta, vedete qua ci sono questa decorazione con queste palline di Natale e qui ho messo degli spartiti incorniciati con questo disegnino di questo uccellino che è particolarmente indicato per il periodo natalizio. Dopodiché abbiamo una seconda carta, qui abbiamo una scritta con le campane, qui abbiamo una candela. È il classico albero di Natale con i pacchettini, anche qua in trasparenza vediamo degli spartiti e dei disegni vari, non so se si vedono bene nella telecamera. Qui abbiamo le stelle di Natale classiche e secondo me sempre bellissime perché sono quelle che fanno più Natale, dei pattini che ho voluto sistemare in questo ordine con questo pizzo centrale che quindi nel momento in cui vogliate fare, vedete, anche solo un libricino rimane esattamente nella metà, oppure che potete gestire come meglio credete. Poi ho fatto ancora questo foglio in cui ho ricavato le renne da vari fogli decorati e quindi l'effetto è questo, mi piaceva l'idea. Questo si può usare sia come foglio scrap, ma anche ritagliando e quindi utilizzando i particolari a seconda dei colori o delle grandezze che necessitano, perché ne ho messi di più o meno grandi. Queste sono le versioni verticali, che sono più o meno simili, nei particolari sono simili a quelle orizzontali, però le ho ambientate così, in maniera un po' differente come mi piaceva di più. Quindi abbiamo questa con le campane e l'albero di Natale e questa con le palline di Natale e gli spartiti e l'uccellino. Poi passiamo agli sfondi. Abbiamo questo con queste stelle stilizzate sul colore del rosso e del verde. Questa più delicata. Chiaramente tutte le pagine che necessitano, tipo questa e tipo questa, quindi dove c'è un verso, ho realizzato anche la versione verticale nel caso si avesse bisogno di una dimensione che non rientra nella parte corta del foglio A4. Abbiamo ancora questa, ve la faccio vedere da vicino. Le tonalità sono sempre il beige, il rosso e il verde. Questo decoro ho sempre messo un po' di vintage, quindi delle macchie beige che si intravedono come se avessero degli schizzi, come se fosse della carta vintage un po' invecchiata. Queste sono le versioni verticali dei due fogli di cui vi ho parlato prima.
E questo è il classico foglio di abbellimenti in cui trovate gli abbellimenti che ci sono anche nelle decorazioni dei fogli e che vi permettono appunto di ritagliare e di decorare come meglio credete i vostri progetti. Considerate che potete stampare tutti i fogli che volete, quindi di queste decorazioni ne potete avere veramente tante. Poi magari in qualche video vi farò anche vedere come utilizzarle. Per esempio le stelle di Natale le ho fatte, vedete, hanno dimensioni diverse, perché se voi le ritagliate e le sovrapponete una sull'altra vi viene una stella di Natale corposa, bellissima, e non dovete fare nient'altro che ritagliare ed incollare. Quindi questo è il kit che ho preparato per il periodo natalizio. E come al solito mi aspetto di vedere tante creazioni realizzate con questo kit. Ho visto quello che siete riusciti a fare con i kit precedenti e veramente vi ringrazio perché state facendo dei lavori veramente veramente bellissimi. E quindi se avete delle domande da farmi non esitate, io cercherò di rispondere più in fretta possibile. E se avete piacere di iscrivervi al mio canale, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo video molto molto breve termina qui e non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!